un pensiero che parte dai ragazzi, dai giovani, l'hai detto prima Francesco, questo oikos young che diventa un cuore pulsante di uno sguardo nuovo. E proprio in questa linea desidero chiamare qui sul palco la dirigente scolastico del liceo Meucci di Aprilia, la professoressa Laura De Angelis. Un applauso. Perché è proprio dalla scuola che dobbiamo partire. Nella scuola si vuole creare l'università, la Pontificia Università Antonianum, la rete Oikos del Mediterraneo e la scuola Meucci una sperimentazione, un laboratorio di pensierazione che vede i giovani coinvolti come protagonisti in una diplomazia della cultura che apre le porte alla casa comune, alla bellezza della casa comune. Prego, professoressa. Salve a tutti, io rappresento la mia scuola, i miei ragazzi sono il solo gruppo di ragazzi e siamo felicissimi di far parte di questo progetto che vede le tre parole Mediterraneo, cultura e sport. Il Mediterraneo è ciò che unisce anche due parole, perché il Mediterraneo è stato il luogo di nascita della cultura e dello sport. Lo sport è il luogo di pace, il luogo in cui ci si incontra, il luogo in cui si parla un linguaggio comune per una visione di parole che spesso si parla e quindi lì si riesce a trasformare lo scontro in competizione sana perché esistono delle regole che tutti rispettano in quel momento, regole che vanno comunque apprese e ogni atleta non è atleta solitario, perché anche chi corre da solo, anche chi viaggia da solo, ha comunque uno staff che lo supporta e un pubblico che lo acclama. Quindi lo sport insegna molto, dovrebbe insegnarci proprio la convivenza civile, perché quello che è un momento di pausa, di parentesi, come è stato detto, in Grecia veniva sospeso qualsiasi tipo di atto di beligeranza, dovrebbe diventare il modo normale, in modo usuale di portare avanti le relazioni. A scuola noi cerchiamo di fare questo e i miei ragazzi hanno realizzato un piccolo video dove si sono divertiti a farlo e sono venuti oggi qui nonostante nel sabato non facciamo lezioni perché credono tanto nel legame, nella pace, nello sport, nella comunicazione anche con voi. E io vedo la loro età è l'età in cui ancora si crede e non dobbiamo fare in modo di togliere questa possibilità. Loro vogliono essere attivi, vogliono partecipare alla costruzione del presente e del futuro. E io quindi li ho portati qui proprio perché voglio che vi dicano il loro desiderio di sport, di pace, di Mediterraneo, di casa, di Oikos, di tutto. Grazie. Grazie. Bravo di tutti. Professoressa, mentre la professoressa si accomoda, adesso si arriverà una firma importante di un accordo che proprio testimonia la capacità di andare insieme verso questo cammino. Desidero però farvi vedere il bellissimo video che hanno realizzato proprio i ragazzi della scuola, un video che li rende protagonisti e ci porta tutti noi a prendere la possibilità di sguardo futuro. Ci sono momenti in cui le Olimpiadi si intrecciano con la storia, capaci di riscrivere nuove pagine che trascendono lo sport e diventano cultura da donare ai giovani sui banchi di scuola. Le Olimpiadi di Parigi si disputeranno in un periodo triste della storia. Oggi, proprio oggi, dove guerre, povertà e crisi climatica minano il nostro futuro. Il futuro si scrive oggi, attraverso le nostre opere, le opere di noi ragazzi, che credono nella pace e nella bellezza delle persone. Thank you.
scrive oggi, attraverso l'esempio degli adulti, che troppo spesso dimenticano che le loro gesta rimangono scolpite nell'anima di noi ragazzi. Lo sport è quella chiave in grado di unire popoli, senza distinzioni, capace di abbattere i muri e costruire ponti, di parlare con il linguaggio universale del corpo umano, delle sue emozioni, sensazioni e sentimenti. Lo sport è poesia, che illumina il nostro futuro, che scalda i nostri cuori, che unisce i popoli lontani. Lo sport è capace di trasformare una pozzanghera di periferia in un lago di sogni. Dell'umanità. E proprio qui possiamo far crescere il nostro desiderio di bellezza, di prosperità, senza pregiudizi, senza odio e senza rancori. Proprio qui possiamo battere le mani, tutti insieme, mani che non servono a sparare, ma mani che ci aiutano ad abbracciare. I nostri occhi guardano il futuro. E tu guardi, guardi! Davvero, davvero grazie, bravissimi, davvero grazie, bravissimi. È proprio questo il motivo per il quale noi vogliamo iniziare nei nostri accordi proprio dalla scuola, perché è proprio da voi che partiamo, perché voi siete al centro dell'oggi per il domani, per il futuro della casa comune. È il momento della firma. Adesso quindi invito il magnifico rettore, la preside e il presidente di Oikos a sottoscrivere l'accordo. Un accordo importante che lega le nostre istituzioni per i prossimi 5 anni nella realizzazione di, come dicevo, laboratori, la diplomazia della cultura e la rete internazionale per l'ecologia integrale. Un processo di innovazione integrale, quindi tecnologica ma anche culturale. Un'ecologia che coinvolge, che impegna, che valorizza tutte quelle che sono le capacità di stare in quel mondo nuovo. Di fronte abbiamo un poliedro della complessità, ma una complessità che può diventare opportunità. E l'opportunità deriva dal saper camminare nel sentiero della cultura, delle culture, in quella sinfonia delle diversità che, come ricorda Papa Francesco, ci può portare al di là del sole. È proprio in questa chiave che diventa importante quell'idea di dignità universale che vede nei giovani il protagonismo attivo per il futuro della nostra casa comune. Il momento delle firme si è concluso. Un bel applauso di buon augurio. Grazie davvero. E proprio in questa prospettiva noi continuiamo nel siglare i nostri accordi. D'accordo, è un momento importante, il momento dove si cristallizza il cammino insieme. Noi abbiamo voluto partire come primo accordo certamente dalla scuola, ma è evidente, questa è la cornice migliore per siglare proprio l'accordo tra la nostra università e Oikos, la rete francescana del Mediterraneo. Quindi porgo l'accordo al magnifico rettore e andiamo anche in questa seconda momento di firma. È evidente, qui giochiamo un po' in casa, siamo all'interno del nostro ordine francescano, siamo all'interno quindi della realtà che cammina sul sentiero di Francesco d'Assisi, in quell'incontro tra il sultano d'Egitto e Francesco, quell'abbraccio che cambia il mondo, quella cultura che diventa generativa, quell'idea che è possibile una pace nella quale nessuno si salva da solo. È qui che c'è l'idea di rete. È qui che Veritatis Gaudium, la normativa della Santa Sede che regola le università pontificie, descrive come cruciale un dialogo a tutto campo, una rete che diventa una rete scientifica, una rete che valorizza i 3 pilastri dell'università, la ricerca, la didattica e la terza missione. In Oikos questo è forte perché la ricerca, espressa dall'università, si proietta nel mondo e questo apre spazi. E apre il campo ad una nuova didattica.
è il movimento della cultura, e in un cammino culturale come quello di oggi non c'è la migliore occasione per non effettuare questo tipo di momento. Quindi grazie, anche qui un bel applauso. Ma come dicevamo, l'idea camminare in questo complesso scenario non può essere chiuso, deve essere un richiamo aperto, deve essere in grado di convocare davvero le migliori eccellenze e anche le migliori università con le quali il dialogo diventa secondo e diventa davvero importante. Voglio chiamare il magnifico rettore dell'Istituto Universitario Sofia, il professor Declan Joseph O'Brien. Prego, professore. Accogliamolo con un applauso, il magnifico rettore. A lei la parola, magnifico rettore, per questo momento di inizio di lavoro congiunto. Noi teniamo moltissimo a questa nuova relazione come università e come OIGOS, e proprio in questo accompagniamo questo inizio. Allora, grazie a tutti, grazie dell'accoglienza a questo evento, ma soprattutto a questo percorso. Saluti a tutte le autorità. L'Istituto Universitario Sofia, che si trova come sede nella provincia di Firenze, e nasce in qualche modo quasi nel mondo francescano, è fondata da Chiara Lubic, che era terziaria francescana, e con il carisma dell'unità, che si associa a lei, si trovano tratti abbastanza profondi dell'unità con il francescanesimo, quindi almeno noi pensiamo così, e quindi è anche molto interessante e dà speranza questa possibilità di fare cammini insieme. Siamo un piccolo istituto universitario, però diciamo molto aperti a percorsi di questo tipo. Mi veniva come un po' per giocare col pensiero, una specie di analogia con lo sport e la ricerca, analogia e ricerca. Immaginate un evento sportivo in cui chi si specializza in tennis, chi in calcio, chi in maratona devono fare insieme la gara. La ricerca, se uno dietro ai nomi pensa alle discipline, sottodiscipline dei ricercatori, dovrebbe immaginare persone con competenze e con scopi anche nelle ricerche molto diversi, e in più vengono da contesti universitari diversi, e quindi ciascuno ha le sue regole e poi devono giocare insieme per la pace. E quindi è molto, penso sarà molto fruttuoso questo tipo di sport, ricerca, dove bisogna stabilire anche le regole dell'interazione in vista di progetti affascinanti che si possono fare insieme. Allora, penso, mercoledì scorso c'è stato un incontro del Senato di Sofia in cui abbiamo dedicato tempo a valutare e capire qualcosa che non è ancora definito, cioè tu inizi un gruppo di lavoro di ricerca e non sai dove porta. Però l'intenzione di Sofia è sicuramente di lanciarsi con grande convinzione, perché il futuro è quello che ci interessa. Questo firmo a nome dell'Istituto. Grazie magnifico rettore per le parole di incoraggiamento. Quindi arriviamo proprio a questo momento di firma, una firma che ci accompagna proprio in questo impegno che abbiamo ascoltato dalle parole del magnifico rettore dell'Istituto Universitario Sofia, tenendo sempre conto che quello che è emerso, e prima viene ricordato, è una chiamata alla trans e interdisciplinarietà. Se abbiamo davvero di fronte un poliedro di complessità, dobbiamo convocare le migliori realtà scientifiche.
Quindi pensate alle scienze dure, pensate alla fisica, alla matematica, all'economia, ma anche alle realtà di pensiero, la teologia, la filosofia, il diritto. E in questa chiave apre un confronto, una prospettiva nella quale uno più uno fa tre. Non è sommatoria di competenze, ma prodotto. È proprio in questo prodotto che questo tipo di accordi danno la più ampia e capace possibilità di sviluppo congiunto. È un momento nel quale servono, lo ricordava prima il magnifico rettore, due caratteristiche fondamentali che possiamo restituire in un ambiente come questo: umiltà e tenerezza. Quell'umiltà di Francesco d'Assisi, quell'umiltà di mettersi sotto i processi e di osservarne la complessità con una tenerezza, un approccio che accompagna una possibilità di bene comune. Perché se nessuno si salva da solo, l'approccio di bene comune è l'unico che può portare davvero le migliori energie a diventare seme fecondo per costruire ponti, scenari e processi congiunti. Un bel applauso per questo momento. Quando mi trovo in queste situazioni mi rendo conto di essere all'interno di un momento storico, ma al tempo stesso, come diceva il rettore, di fronte a un cammino tutto da tracciare. È bello sapere di partire non sapendo dove andare, perché ci deve guidare la bussola che l'abbiamo nel cuore per il nostro tipo di istituto, per la nostra università. La bussola è l'umiltà, la tenerezza e la dignità universale, che vede l'uomo nella sua integralità, nella prospettiva di sviluppo integrale per il bene comune. E quindi un bel applauso, grazie ancora. E una collaborazione così forte tra la rete Oikos del Mediterraneo e tutta la realtà della complessità culturale vede l'importanza di un dialogo particolare, delicato, fondamentale, cruciale con il COEMED, il Comitato per la Promozione del Consiglio Euro-Mediterraneo per il Dialogo. Invito il presidente del COEMED, l'imam Nader Akkad, a venire sul palco. L'eccellenza dell'imam, del presidente del COEMED, è un'eccellenza che è anche un'amicizia fraterna e profonda con la nostra università e con tutti noi. La Grande Moschea di Roma ha siglato con la Pontificia Università Antonianum un accordo importantissimo per la creazione delle comunità energetiche interreligiose. Una comunità energetica verde dove si respira l'ecologia integrale e la fratellanza umana. È proprio in questa chiave che do subito la parola all'imam, all'amico professor Nader. Prego. Grazie, grazie professor Paolo. Mi sento qua in casa perché anche con il rettore, con l'imam, è stato accennato un percorso molto importante che abbiamo sviluppato. Sono molto contento di trovarmi oggi a ridosso del fine del mese sacro benedetto di Ramadan. Siamo in un mese di Dicembre, a ridosso di una festività che è la fine di Ramadan, di una festa che sarà il giorno 10 aprile. Sono molto felice di far parte di questa rete crescente dell'Oikos, di cui mi sento parte da quanto è stata ideata, perché proprio con fratelli francescani abbiamo sempre sviluppato un pensiero che il dialogo religioso deve continuare, da quando il santo Francesco d'Assisi ha iniziato con il sultano americano dell'Egitto 800 anni fa. È una percorrenza importante, specialmente nel Mare Nostro. È importante perché nel Mediterraneo, guardate, se non c'è la pace nel Mediterraneo è un po' difficile trovarla nel resto del mondo. Un mare abramico, un mare che unisce. E penso che ritrovando nei valori della pace e nel documento sulla fratellanza umana per la pace mondiale, la convivenza comune è stato stilato nel 2019 da sua santità Papa Francesco e sua eminenza la professorata dell'Università dell'Alta, di cui sono fiero a far parte di questa grande università islamica mediterranea. Su questo documento abbiamo trovato dei principi importanti.
che è adottare la cultura del dialogo, della riconciliazione, della fratellanza, un elemento fondamentale per realizzare la pace. Non è possibile oggigiorno prescindere dai valori della fratellanza. Sentirsi fratelli e sorelle è molto importante per creare pace. È una nostra responsabilità che poi dobbiamo trasmettere ai giovani. Io ringrazio anche per la firma di un accordo con le scuole, perché i nostri giovani, trovandosi oggi con noi, si ispirano a questi fratelli, a questi valori che sono stati espressi in diversi accordi. La pace di sport è molto importante perché sport è un linguaggio comune che unisce con la cultura, con l'arte, con la musica. Tramite lo sport possiamo, come ho visto prima, di fare delle tregue. Forse durante il mese della Ramadan abbiamo tutti desiderato che sia una tregua nella Terra Santa, ma forse nei giorni olimpiaci la vogliamo assolutamente. E questa è una speranza da dare un messaggio che possiamo fare e possiamo far tacere ogni giorno anche il grido della pace importante che sia più alto di quello della guerra. Lo sport l'abbiamo pensato anche con Vincenzo Libari, presidente della Nazione del Mediterraneo, come sviluppare anche percorsi importanti al quale un pensiero di una mezza maratona in tutte le capitali del Mediterraneo, che nella stessa ora andiamo a riportare la nostra fratellanza che ci unisce nel Mediterraneo. Fare questa maratona non nella città, la vogliamo farla nella periferia, proprio nella zona non urbana. Abbiamo sentito l'intervento del professore Nobel per la pace, che le città si stanno molto crescendo e stiamo dimenticando la natura. Questa mezza maratona la vogliamo percorrere nella natura, famiglie percorrono allo stesso tempo in diversi paesi del Mediterraneo, nelle capitali del Mediterraneo, sì, per ricordare la nostra fratellanza mediterranea. È un mare che unisce, è un mare che può darci tanta importanza, il quale anche la firma di un accordo come oggi con Francesco Zecca, che due fratelli si sentono proprio uniti dai valori di pace, darà sicuramente un importante risultato per il nostro comune di fratellanza. Grazie. Grazie davvero. Nader, noi ci diamo del tu, quindi è bene anche dirlo. È un momento importante per tutti noi, è un momento davvero, io sono felicissimo a livello istituzionale e personale. Il momento della firma che adesso andremo ad apporre è un inizio di un cammino che si stia proprio in quel documento della fratellanza umana. Quindi davvero arriviamo a questo momento. Prego, nella cartolina. L'imam ci dava un documento importante che è la radice di questo accordo. Si scrive in quel documento firmato il 4 febbraio 2019, il documento della fratellanza umana, è stato siglato nel viaggio apostolico di Sua Santità Francesco negli Emirati Arabi Uniti. Il 4 febbraio, dando al mondo un documento sulla fratellanza umana, sono riecheggiate le parole che diventano il perno per tutto il nostro impegno. In quel documento si dice in maniera chiara che la Chiesa Cattolica e tutti i musulmani d'Oriente e d'Occidente dichiarano di adottare la cultura del dialogo come via, la collaborazione comune come condotta, la conoscenza reciproca come metodo e criterio. Dobbiamo conoscerci, dobbiamo collaborare, dobbiamo stare insieme in percorsi concreti. Oikos e quella che è la nostra casa comune può sterilizzarsi solo con questo abbraccio. Quindi un applauso.